Pisa Venezia, poi un palo in gol su rigore l'arbitro annulla, il motivo è incredibile. Pisa sguardi increduli e stupore all'Arena Garibaldi poco prima dell'intervallo di Pisa Venezia. Anticipo della 25esima giornata di Serie B. È successo esattamente all'al 37, quando il finlandese Poyanpalo porta gli ospiti sul 2-0 spiazzando il portiere dei toscani Michele su rigore, ingenuo fallo di Gargiulo su Tessman, ma vede poi annullarsi il gol, inizialmente convalidato. Pisa-Venezia 1-1, statistiche e tabellino. Cos'è successo? L'arbitro Daniele Paterna di Teramo infatti. Dopo la trasformazione del penalty, è stato richiamato dal VAR ed è andato a rivedere al video l'esecuzione del capitano del Venezia. Accorgendosi così di un doppio tocco da parte dell'attaccante ospite che con il destro ha calciato il pallone sul sinistro, usato come piede di appoggio. Un dettaglio inizialmente sfuggito al direttore di gara, che ha poi sanzionato con un fallo in attacco e dunque con un calcio di punizione in favore del Pisa. Per la disperazione di Poyanpalo e dei suoi compagni che nella ripresa vengono beffati ancora dal VAR. Che nella ripresa ha salvato nuovamente il Pisa in occasione di un altro rigore. Stavolta in favore dei padroni di casa, concesso per un fallo di mano di Tessman, e inizialmente parato da Jurnen al nerazzurro Gliozzi. Il portiere dei lagunari non ha tenuto infatti almeno uno dei due piedi sulla linea e così la sua parata è stata vanificata dal VAR. Che tra le proteste veneziane, ammonito il tecnico Vanoli, ha portato l'arbitro a far ripetere l'esecuzione all'attaccante di casa. Che al secondo tentativo non ha fallito siglando l'1-1 con cui si è poi concluso il match. Virgola.